Questa è una diretta sarà una diretta con Dario Capogrosso, allevatore di Lagotti Romagnoli dell'allevamento Cacao Meravigliao del Tortonese, Serezzano. Avrete la possibilità di fare le vostre domande e ricevere le vostre risposte qui direttamente nella chat. Ecco, sto vedendo che Dario sta arrivando. Ecco qua, è Sei? arrivato Dario. Ciao Dario, come va? Sono arrivato. Siamo in compagnia di un po' di La amici. location e i suoni di fondo sono perfetti. Bene. L'audio com'è? L'audio è buono. Anche voi che state seguendo la diretta, se mi date qualche feed rispetto all'audio, vi fate un piacere, al video si vede bene, si sente Mamma mia. tutto. È la prima diretta che facciamo sul canale, quindi qualche feed aiuterebbe. Grazie mille. Il gallo si sente, Dario. Esatto, infatti mi sposto. Ah, no, era piacevole. Allora, avevamo già fatto un'intervista con Dario in cui si raccontava un po' e se vuoi fare per sommi capi di nuovo una piccola presentazione tua e del tuo allevamento e poi iniziamo direttamente a parlare dei lagotti che vedo. Sì, sono Dario Capogrosso, allevatore e titolare dell'allevamento Cacao Meravigliao a Tortona, Savezzano, provincia di Alessandria. Abbiamo appunto parlato del fatto che mi occupo di addestramento e di allevamento di lagotti romagnoli, cane tartufo italiano. Abbiamo un allevamento molto grande, quindi diciamo che i cuccioli tendenzialmente hanno sempre tanto da fare, perché vivono e crescono assieme agli adulti, quindi hanno tante interazioni. E, un attimino attendo, perché non mi aspettavo la diretta subito, però effettivamente è bello la diretta. Un attimo che si calmano i cagnolini. Buoni, buoni, buoni. Ho scelto un pessimo tempismo per entrare, un attimo solo, ok. E niente, siamo qua perché sono contento, mi dicevi che appunto la diretta, cioè il video è andato abbastanza bene, quindi sono a disposizione di tutti per domande e risposte sul mondo dei lagotti e insomma su chi volesse in qualche maniera capire un po' quello che sono i lagotti, come si allevano, come si... Un attimo, perché la compagnia è diciamo invadente. E quindi insomma siamo a disposizione. Io non so, tu riesci a leggere con me, mi sa che mi devo alzare perché veramente... Guarda, te li leggo io, te le faccio io le domande, non ti Ah, perché non li preoccupare. vedo? Fa niente, li vedo io e te le faccio io, tranquillo, non ti preoccupare. Mi Allora, assalgono. aspettiamo delle domande. Un ritratto del lagotto romagnolo, come Ah, un caratteristiche ritratto del lagotto romagnolo. Lagotto romagnolo, ecco, ve lo faccio vedere io al ritratto. Non so se si vede. Sì, si vede. È Stanno mangiando denaro? in tranquillità e quindi sono cani rustici, forti, cani che comunque hanno bisogno di poco. Ma cani decisamente, come dire, equilibrati, e cani che al lavoro sono, cioè, sono molto indicati per la ricerca del tartufo proprio per le loro caratteristiche di, come dire, lavorare assieme al proprio conduttore, quindi sono cani molto legati all'uomo, e questo, quindi questa loro spiccata intelligenza, questa loro attitudine a soddisfare, in pratica, e a rendere contento il proprio conduttore, li rende veramente cani dalla forte predisposizione appunto alla ricerca del tartufo. Sono cani anche ottimi da famiglia, in effetti oggi, proprio oggi, subito dopo la diretta, mi metto in macchina dove ho un po' di cuccioletti pronti ad andare nelle loro nuove famiglie. Buona parte di questi cuccioli in realtà andranno a fare i cani da compagnia, mi sa che ho il sole dietro, ecco. Quindi Sì, tra l'altro vi faccio vedere in diretta una piccola cucciolata di lagotti, quindi se si vede. Quindi abbiamo un ingresso quindi limitato, e per cui insomma sono cani che insomma sono ho un po' il fiatone, non so perché, perché mi sono fatto una corsa prima. Un attimo, sono cani un po' indicati per tante situazioni, insomma, quindi non ultima la compagnia. Ezio Cici chiede se i cani che vediamo, immagino, sono già addestrati al tartufo. No, non tutti, non tutti, o meglio, in realtà tutti i cani erano addestrati al tartufo, però non esco con tutti i miei adulti, quindi di tutti gli adulti ho testato le performance durante il corso della vita, ma ho diciamo i miei cani con cui privilegio l'uscita, quindi diciamo che
7-8 cani che sono sempre attivi e quindi vengono sempre comunque sia usati nelle mie uscite, quindi per il divertimento e per tenerli attivi. Gli altri, diciamo, che hanno, sono tutti cani testati, che hanno utilizzato praticamente una parte della loro vita assieme a me nella, sono stati avviati, ma poi diciamo che con loro non vado più a tartufo e quindi sono comunque mille riproduttori che dall'alto valore genetico, ma che comunque al momento non vengono più utilizzati per la cerca. Anche perché ne hai parecchi di cani, uscire con tutte sarebbe complicato. No, ma in realtà c'è stato un periodo, una fase della mia vita professionale, quindi allevatoriale, in cui pensavo di riuscirlo a fare, ma comunque con risultati non ottimi, perché poi alla fine non ti concentri, non crei quel legame comunque col forte. conduttore Sì. Cioè il cane devi sentirlo tuo, il cane deve essere semplicemente comunque, cioè il cane deve essere felice di fare quello che fa. Quindi è veramente un gioco, come tu vedi, un gioco che il cane prende molto seriamente, ma per lui comunque rimane un gioco. Cioè, noi diciamo cane a lavoro, ma in realtà il cane non pensa minimamente di lavorare, il cane pensa a divertirsi. Per cui la connessione uomo-cane è primaria, quindi non potrei farlo con tutti. Quindi gli altri semplicemente fanno i miei cani la compagnia, in buona sostanza. Però comunque se qualcuno volesse prendere un cane avviato al tartufo dal tuo allevamento, questo è possibile invece. Assolutamente, assolutamente. Quindi cerco sempre di avere, insomma, durante questa stagione i cani avviati ed avviare, perché poi, come ben sai, la maggior parte delle richieste è in autunno. Quindi è in autunno che diciamo che le richieste, cioè apri a mail e hai un sacco di richieste, quindi in qualche maniera dovresti sempre avere i cani pronti per quelle stagioni là, perché insomma in qualche maniera c'è chi lo fa da sé il cane, ma c'è chi in qualche maniera purtroppo per vari motivi lo perde e che quindi avrebbe bisogno di un cane per fare la stagione, no? Come si suol dire. Sì. C'è Andrea Rapisarda che ti fa un'altra domanda su cui so che sei molto, molto ferrato e hai tutta una tua teoria rispetto all'alimentazione. Chiede se è preferibile secco o umido. Ma diciamo che io non precludo niente, io tendenzialmente dico sempre che il cane comunque è tendenzialmente un carnivoro e quindi tra l'altro lo potete vedere anche da voi perché qua, se voi notate, c'è un... aspetta un attimo che non giro telecamera ma vi faccio vedere, il cane sta mangiando carne, e tra l'altro manco farlo apposta, quelle sono ali di pollo, quindi il cane sta mangiando carne cruda esattamente come i cuccioli. Un attimo. Se voi vedete là c'è del pollo, non so, si vede Davide? Sì, si vede bene. Ecco che lì c'è del pollo che i cuccioli, quindi fin dalla tenera età, mangiano. Ma comunque diciamo che aiuto i cani anche, abituo i cani anche a mangiare crocchette, quindi diciamo l'alimentazione è molto variegata. C'è da dire che l'alimentazione a crudo con la carne è decisamente molto completa e aiutare a masticare, cioè i cani che masticano in maniera intensa le ossa, sono cani che in qualche maniera indirettamente ne traggono beneficio perché difficilmente poi avranno problemi con le orecchie, perché la masticazione continua aiuta a tenere ossigenato il dotto uditivo, come penso possiate vedere. E questo decisamente aiuta molto, quindi l'alimentazione, diciamo, il cane poi deve essere comunque un piacere per il cane mangiare e un piacere per il proprietario e il conduttore portare a mangiare il proprio cane, quindi in qualche maniera io non precludo mai niente, nel senso c'è l'alimentazione giusta per il cane giusto e l'alimentazione giusta per la famiglia giusta, per il tartufaio giusto. E ho visto che gli dai del pollo. Sì. La questione è una leggenda Immagino. metropolitana, quella della pericolosità delle ossa di pollo che si spezzano, o come dice qualcuno, le ossa di pollo sono pericolose quando sono cotte e da crude, no? O Allora, certo. dobbiamo sfatare vari miti, non soltanto questo. Le leggende sono appunto quello delle ossa che sono pericolose. Allora, se il cane è abituato a mangiare ossa quando è cucciolo, assolutamente non sono pericolose, anche perché non è soltanto la masticazione a cui il cane è abituato. E quindi, come tu non mangeresti un lecca-lecca e poi magari ingoglieresti anche lo stecchetto, esattamente il cane abituato sa che deve rosicchiare le ossa. Quindi, la natura lo ha dotato di mascelle potenti e di comunque sia una dentatura adatta alla masticazione, per cui là non ci sono problemi. Un altro cotte, lo diciamo che le ossa cotte, allora l'osso col calore in qualche maniera perde tutte le vitamine termolabili che avrebbe, quindi normalmente è meglio dallo crudo. E poi comunque il carbonato di calcio presente nelle ossa diventa più duro e quindi le ossa sì, è vero, sarebbero più friabili, ma comunque non è un problema per il cane abituato a mangiare ossa, quindi anche quello non è un problema.
e il cane li digerisce perfettamente, trae vantaggio dall'alimento. Cioè, l'osso per il cane non è il masticare, è un alimento. Il cane digerisce l'osso perché è un a livello gastrico, un'acidità gastrica molto più alta. È altrettanto vero da sfatare che il cane che fondamentalmente mangia pollo crudo non è un cane la cui il cui istinto predatorio, in qualche maniera, come tanti dicono, viene stimolato maggiormente. Assolutamente no. Io ho cani che mangiano pollo e che della selvaggina se ne fregano altamente, quindi sono assolutamente focused e concentrati sul lavoro del tartufo, pur mangiando pollo crudo. Quindi guaglie, fagiani che si incontrano in giro, ai cani, diciamo, fanno non interessa. Beh, come anche noi che siamo, mangiamo carne ma non inseguiamo mucche. Sì, nei cani sarebbe un po' più difficile, però... Beh, però la cosa è anche selezionata per avere un predatore, sì, molto inibito. Sì, purtroppo non è sempre così, ma comunque sicuramente non è l'alimentazione, cioè più che altro veramente una questione generica, non è l'alimentazione in Cile, questo te lo posso dire perché ho veramente tante esperienze in merito, nel senso che i numeri, come ben sai, sono ampi, per cui ho la prova, la riprova, la controprova, quindi posso assicurare questo. Va bene, allora c'è Gaia che ci fa un'altra domanda invece e ci chiede: ciao, se Gaia, la Gotto è andata in appartamento e garantendogli una buona dose di esercizio quotidiano e se può stare qualche ora da solo. Allora, le ore, il ragotto sicuramente può stare da solo, non ci sono problemi in merito al riguardo, bisogna abituarlo fin da piccolo, dall'inizio. Il cane è un cane che sa stare tranquillamente, in tranquillità, l'importante è non mettergli ansia, quindi un po' alla volta il cane viene abituato a stare da solo. Non ci sono assolutamente problemi in questo. È un cane d'appartamento, mettiamolo così, il 60% dei miei cani fanno vita d'appartamento, perché il ragotto al momento, proprio per il suo... caratteristiche particolari che lo rendono anche un ottimo cane da compagnia, ultimamente viene sempre più apprezzato anche in città e quindi in qualche maniera va anche a fare non il tartufaio. E comunque al momento anche i tartufai di nuova generazione sono persone molto accorte al benessere del proprio cane e quindi preferiscono non tenerlo in box chiuso, ma lo tengono come cane da famiglia, quindi in appartamento, in casa, e l'agotto apprezza molto, specialmente quando c'è da sostare dopo magari l'escursione notturna davanti al focolare domestico. È un cane che sa fare molto bene il pantofolaio quando c'è da farle, quindi assolutamente appartamento no problem. Quindi possiamo ridire che affamare l'agotto e tenerli chiusi definitivamente non è un metodo per farli lavorare meglio. Bannato, assolutamente no. Ok, magari non farli mangiare prima dell'uscita, quello sì, ma per motivi comunque diversi, nel senso non per tenerli affamati, semplicemente perché il cane fondamentalmente avrebbe un peso sullo stomaco. Come tutti gli animali, no? Nel senso, o anche gli uomini, cioè anche il cacciatore non mangia un pasto, come dire, luculiano prima della partita e della performance, no? Quindi se cerchiamo la performance, ovviamente il cane non dovrebbe mangiare poche ore la prima uscita. Beh, tornando alla questione del predatorio, ti faccio io una domanda che mi stanno facendo in molti rispetto al predatorio dei loro lagotti. Tu dicevi che alcuni lagotti comunque hanno del predatorio e molti mi chiedono quando escono con il loro cane si trova distratto comunque dal punto di animali o altro. Vedi, scusa, anche, quindi... mi dicevi anche, scusa, che sì, mi senti? Sì, stavo facendo vedere i pazzi, fanno i pagliacci davanti a me, adesso li prendo per il culo. Quindi cosa si può fare di fronte a un cane che ha questo problema di distrazione nel bosco da predatorio, se è vero come è vero che in effetti certe linee da lavoro particolarmente spinte è bene che abbiano un po' di questo predatorio perché no, non è bene che abbiano il predatorio, nel senso il bene sarebbe sempre che non ce l'avessero. Va da sé che comunque linee da lavoro particolarmente spinte dimostrano di avere un predatorio un attimino più elevato, quindi questo è vero e quindi hai bisogno in qualche maniera di più controllo su di questo. Io normalmente quando mi succede insomma di avere un cane particolarmente stimolato dalla selvaggina, quello che faccio è semplicemente riprendere le uscite con il
guinzaglio. Quindi prendo lo scilio con guinzaglio lungo, lunghina di 6 metri, e vado nel bosco e in qualche maniera lo tranquillizzo, lo blocco allora quando insomma ci si vede, si trova contro magari un gruppo di caprioli o comunque qualche altro animale che ci passa avanti, cerco di limitarlo nel seguire, quindi nel seguire le tracce di cinghiali che potrebbero appunto intersecare il nostro percorso. Diciamo che non è semplice bloccare un cane che ha appunto questa voglia prepotente, no? Poi dipende anche dalla fase d'età, però diciamo che 9 su 10 ci si riesce senza usare, come dire, marchingegni illegali e pericolosi. Penso, immagini a cosa mi riferisco. Sì, sì, non citiamoli. Okay. Quindi, no, non... poi appunto hai questo tuo amico, parlavi del tartufaio gentile, quindi con cui hai fatto, ecco, anche io in qualche maniera sono su quella lunghezza d'onda, cioè non c'è bisogno un po' di pazienza in più, ma in qualche maniera i risultati poi sono più duraturi, quindi con la mente e l'intelligenza possiamo sicuramente affrontare i problemi di gestione del cane, quindi durante, come dire, le passeggiate con i nostri agotti. Quindi consigli di lavorare con la lunghetta per evitare stress e... No, per bloccarlo, cioè io normalmente non uso la lunghina, nel senso che normalmente i miei cani non hanno grandi problemi. Ovviamente ci sono alcuni casi in cui è capitato, cioè è inutile nasconderlo, quindi ho cani forti anch'io, ci sono dei cani che in qualche maniera sono, inizialmente dopo i primi incontri possono magari sembrare assatanati, no? Nel vedere il fagiano che li si para davanti e li svolazza vicino, per cui ecco, cani di quel tipo in qualche maniera annullo tutto il lavoro precedente e riprendo a lavorare sulla lunghina, si fanno uscite brevi, si portano nelle poste magari più sicure in maniera da far trovare il tartufo più facilmente per incentivare appunto come dire la ricompensa o meglio il suo sentirsi utile, il suo sentirsi in qualche maniera focused sul tartufo, e diciamo in estate infatti è molto più facile, ecco, riprendere e recuperare un cane d'estate sullo scorsone che è molto più presente appunto in giro è molto più facile. Ti capita d'inverno in piena stagione bianco è difficile, veramente difficile, perché comunque sì, le tracce ci sono presenti, gli animali si muovono e le forate da bianco, se hai un cane giovane è difficile farlo, insomma, specialmente in posti come i nostri in cui la concorrenza è altissima. Allora, abbiamo una domanda di Andrea che rimanderei perché c'è Francesco Greco che ci chiede se il cane può essere abituato a fare, credo di capire dalla domanda, si chiede se il cane può abituarsi a fare la cerca al guinzaglio. Secondo me un po' dipende dal territorio dove si è, perché se ci sono molte serpaglie e rovi può essere scomodo, ma non mi sembra, cioè potrebbe, volendo. Cosa dici, Dario? Potrebbe, però è ovviamente molto limitato, no? Cioè sullo scorsone, torniamo al fatto che sullo scorsone va bene, conosci la posta, un cane non esuberante, lo abitui col guinzaglio a andare sulla posta dove sai che c'è di per certo il tartufo e lui ti aiuta, no, nell'identificarlo. Però sicuramente se devi andare a bianco, se tu vuoi che sia proprio, cioè alla fine il vantaggio vero del tartufo, del cane tartufo, è proprio quello, lui riesce comunque sia a coprire delle zone e delle, mamma mia, coprire delle zone che tu da solo non, come dire, non riusciresti mai a perlustrare in maniera concreta. Un attimo che blocco i cani che mi... perché vorrei stare seduto, ma è complesso. Ho mal interpretato la possibilità di fare la diretta all'esterno. Comunque, nel senso, sì, si può, però in qualche maniera limiti totalmente la reazione del tuo cane. Cioè, quindi il vantaggio non lo vedo, ecco. A meno che tu non sia veramente lungo una provinciale pericolosa, quindi per situazioni di pericolo, ecco, io il cane lo lascerei libero. Va bene, allora, poi torniamo alla domanda che aveva fatto Andrea, che tra l'altro va direttamente sul prossimo video, sui nostri progetti futuri, che chiede: ogni quanto bisogna tosare il manto dell'agotto e ogni quanto bisogna fargli la pulizia delle orecchie? Allora, dipende come Andrea, dipende come sai dall'utilizzo che fai del cane. Qui siamo su Truffle for Dummies, quindi presumo ed immagino che tu in qualche maniera voglia oppure già utilizzi il tuo lagotto per divertirti nel bosco e in qualche maniera per passare ore piacevoli cercando il tartufo assieme al tuo cane. In quel caso, specialmente estate, io consiglio sempre di tenere un pelo corto, quindi magari io quello che faccio già ad aprile, inizio a tosare i cani a 3 mm e li tengo così, almeno quelli che uso
per lavorare in qualche maniera, per andare a Tartufi, lo tengo a 3 mm litoso ogni 15 giorni, 20 giorni, quindi lo tengo sempre corto. Però, come dire, perché faccio questo? Per evitare di limitare al massimo il fatto che nel cane, sul mantello, possano attaccarsi ai forasacchi, che in questo periodo sono molto molto pericolosi, e poi parleremo appunto di quello che faccio eventualmente, magari se gli interessa Davide, quello che faccio molto spesso quando so di andare in posti infestati da erbe di questo tipo, normalmente inserisco i teppini di ovatta nell'orecchio per limitare al massimo il problema della migrazione del forasacco all'interno dell'orecchio interno, che è uno dei problemi. Molto interessante questa cosa qua. Dico, molto interessante questa cosa qua dell'ovatta nell'orecchio per il forasacco, perché molti in questo periodo qua sono preoccupatissimi, non ho mai sentito dare questo consiglio e potrebbe essere una buona svolta. È assolutamente la svolta, nel senso, non è facile. Allora, tra l'altro io lo faccio da 2 anni, quindi ammetto che insomma questo non è farina del mio sacco, ma mi sta insegnato un vecchio amico d'artufaglio che praticamente... quando mi vedeva appunto sbraitare per i forasacchi, diceva: ma perché tu non li metti niente l'orecchio? Dico, cioè? Niente, ora li ho abituati, devi fare delle palline tipo di un diametro di 2 centimetri, metti i tappi. Il problema è che inizialmente quando lo fai i cani scrollano, quindi diciamo che devi abituare i cani, ci va una settimana, 15 giorni, ecco, tu magari te li porti in tasca, tira fuori e rimetti. Però guarda, ti dico, l'estate scorsa io penso di aver trovato almeno 10-15 forasacchi infilzati nell'ovatta, e sono forasacchi che sicuramente sarebbero andati entrati in condotto sicuro, perché il lagotto, come sai, va a testa bassa, cioè quando parte va a testa bassa ed è sempre molto molto rischioso, che poi sai, sono centoni che partono al veterinario, per cui nel senso, se si può evitare, più il fastidio ovviamente del cane, che in qualche maniera ha dolore, magari devi fare anestesia totale, se magari non ti accorgi appunto che a volte... Ora, è vero che i forasacchi possono entrare anche al naso e quindi rovinare totalmente i turbinati del naso, ma è molto molto raro. Diciamo che la cosa più facile è nelle orecchie o sotto le ascelle, quindi io consiglio sempre di tenere il pelo molto corto, e controllare al ritorno il cane sotto le ascelle, in posizione interdigitale, quindi tra un dito e l'altro, e levarli facilmente. Quindi è tutto molto, devi tenere il cane lindo, cioè, non è tanto una questione di temperatura, è proprio una questione di comodità della gestione, per evitare che possa avere dei problemi, ecco. Quindi io toso molto molto di frequente ed è la cosa più comoda. Poi capisco che l'agotto tosato possa avere meno fascino, ecco, quello per le nostre amiche a cui piace il riccio, quindi il riccio è un capriccio, diciamo che d'estate... Anche per i nostri amici. Cosa? Anche per i nostri amici. Esatto. Adesso. Tu eri riccio, Davide? No, però li avevo una volta. Li avevi. Okay, non ho dubbi. Per cui invece, ecco, porti il lagotto in città, un lagotto, se si vuole avere un lagotto come cane o compagnia, diciamo 3-4 dosature l'anno sono più che sufficienti. Comunque settimana prossima tornerò a trovare Dario e abbiamo in mente di fare un video, di iniziare una serie di video anche sulla toilettatura del lagotto, sulla pulizia delle orecchie e su tutta una serie di aspetti. Lui fa anche toiletta nel suo allevamento. Quindi poi... Toilettatura privata. Dico, una toilettatura privata, quindi nel senso che per noi... Per i cani. Per noi, per il nostro stretto circuito di amici. Vabbè, per i tuoi cani, ma puoi far vedere come si fa, comunque delle persone che sono Martella in grado e competenti. No, Marcella è veramente molto brava, la ragazza che lavora qua appunto è veramente molto, molto attenta, molto accorta, quindi penso che possa essere molto utile per gli amici di Traffico for Drummies. Va bene, allora abbiamo un'altra domanda intanto. Caterina Necchini, buongiorno a tutti, vorrei chiedere quale pettine usi per i tuoi lagotti? Fatico a trovarne un adatto con denti molto distanziati. Oltre al pettine, cosa usi? Allora, io uso vari tipi di pettine, perché ecco, fondamentale, ecco, però lì siamo già sulla, come dire, sul gradino toilettatura. Quando hai i peli della lunghezza dei capelli della chioma di Davide, tendenzialmente non hai bisogno di pettine, ma
per chi ce l'avesse, anche io li sto perdendo totalmente, però insomma, in qualche maniera devi avere differenti tipi di pettine, perché devi la Gotto fa tende a fare appunto tanti nodi. Ad Alessandria, ripeto, senza fare pubblicità, c'è una coltelleria molto famosa che ha veramente una schiera di dimensioni di pettini professionali veramente, veramente notevole. Per cui magari possiamo, se ti contatta in maniera privata, Davide, possiamo magari dargli il punto di riferimento. E so che dall'altro, da questa persona, fanno ordini di macchinette di lamette un po' da tutta Italia, quindi comunque è una bottega dell'Alessandrino molto famosa che si occupa appunto di articoli per la toilettatura professionale dei cani. Bene, e invece un'altra domanda che viene spesso fatta è quale macchinetta, anche senza fare pubblicità, tanto anche facendo pubblicità che si può essere utile, quelli che sentono consigliare per di più è la Moser 45, tu cosa dici? Anch'io la Moser, Vero modo. ma in realtà la discriminante non è tanto la qualità della macchinetta, nel senso il taglio lo fa bene sia una macchinetta da 50 euro, ma anche da 20 euro. Nel senso, io ho presi in offerta ai tempi una macchinetta da 20 euro. Il problema sono le testine: se non sono intercambiabili, quella macchinetta poi la butti dopo 5 lagotti in buona sostanza. Quindi tu cioè, c'è bisogno di una macchinetta semi-professionale, perlomeno con lamette intercambiabili. A molto spesso costano più le lamette cioè il valore della lametta è, non dico superiore a quello della macchinetta, ma insomma poco ci manca. E le lamette poi vanno appunto fatte molare e quindi sono riutilizzabili. Però tieni presente che una lametta la usi per 4-5 tagli se il cane lo lavi, prima di tosarlo. Se il cane non lo lavi, molto spesso ti basta semplicemente per 2 o 3 cani. Quindi, nel senso, quindi la discrepanza tra il valore della macchinetta professionale e quella non professionale è semplicemente il numero di tagli che tu possa riuscire a fare, non tanto la qualità intrinseca dell'arnese. C'è un'altra domanda che mi viene spesso fatta, che è più sul tartufo in generale, ma riguarda anche il lagotto direttamente, quindi sui terreni, sui tipi di terreno su cui vai a lavorare con un lagotto rispetto ad un altro cane. Quindi terreni come i nostri, dove magari ci sono boschi anche fitti, se può essere più utile un lagotto o un cane che ha una cerca più lunga, come può essere più larga, come può essere ad esempio il pointer, o se magari invece può essere più adatto in territori dove in mezza collina o addirittura. No, io direi assolutamente, categoricamente, non esistono i terreni non adatti al lagotto. Cioè, nel senso, il lagotto lavora benissimo e benone su ogni tipo di terreno. Più che altro la differenza la fa il tipo di lagotto e il soggetto singolo. Ci sono soggetti che sono più adatti a lavorare in ampi spazi aperti, quindi in spazi anche pedemontani, collinari, perché sono magari più prestanti, perché magari hanno un giro più grande, quindi riescono a perlustrare più terreno. Lagotti a cui piace invece concentrarsi maggiormente sulle poste, che quindi in qualche maniera sono più concentrati nel cercale, quindi sono i classici lagotti da nero, che in qualche maniera pattugliano meno, ma tendono a stare più vicino, quindi dipende un po' da quello che si cerca, dal terreno, dall'età del tartufaio, nel senso che anche la prestanza fisica del conduttore, in qualche maniera, durante le giornate, lunghe giornate appunto di cerca, deve essere, come dire, complementare a volte al tipo di cane che si può avere e che si cerca, ecco. Nel senso, se sappiamo che una posta è in qualche maniera irraggiungibile, abbiamo un cane che se sta sempre a 10 metri da noi, probabilmente quella posta, insomma, sarà preda del prossimo tartufaio, ecco. Quindi dipende sempre un po' da che tipo di lavoro va fatto. Quindi il cane perfetto, così in termini assoluti, non esiste. C'è sempre il cane giusto per l'utilizzo che si vuole andare a fare, ecco. Ma spesso dicono che nella scelta del cane, della razza di cane, ci deve essere anche un nesso tra il conduttore e la razza. Quindi ci sono cani più attivi, cani meno attivi, e quindi conduttori più attivi e conduttori meno attivi. Di solito si cerca di fare un match tra le caratteristiche della razza e le caratteristiche del conduttore. Rispetto al lagotto, a chi lo consiglieresti? È difficile, Davide, sai, nel senso, lo so che è molto facile in qualche maniera categorizzare i cani, no? Metterli in una categoria, perché è più facile, come dire, siamo abituati a quando siamo bambini a lavorare
nell'ottica dell'insieme, quell'insieme, quel sottoinsieme. In realtà i lagotti sono cani facili, perché sono cani facili, semplici, quindi facilmente addestrabili, perché hanno piacere dell'essere addestrato. Ma ripeto, io ho vari cani e i miei cani sono veramente... io non cerco l'omogeneità nel carattere dei miei cani. Quando viene un cliente, in qualche maniera, mi dice quello che ha bisogno, diciamo, quello che si aspetta dal cane, e in qualche maniera so di riuscire a accontentare il cane, per quello, cioè il cliente e anche il cane stesso, rispetto a quello che si aspetta dal cane. Vedi, mi danno anche tanti bacini, basta. E, per cui dirti la gotta è meglio di un altro cane, non posso, perché molto spesso può anche essere non vero. Ci sono altri cani, anche altri meticci potrebbero mediamente, cioè un meticcio X può essere migliore di un lagotto, ma va visto sempre per cosa, no? A cosa ti serve quel cane. Quindi un pointer ha caratteristiche eccezionali, però magari ci devi lavorare di più, magari ha bisogno di blocchi differenti, ha bisogno di situazioni differenti. Quindi si è sempre un po' grandi tifosi, no, della razza che si ha, perché molto spesso si è anche un po' blind, un po' ciechi, si cercano soltanto i pregi di quella razza, ma il lagotto, come tante altre razze, ha anche dei difetti. Quali? Dipende sempre dagli occhi di chi li vede, no? Nel senso... Va bene, allora Caterina ci fa una domanda e dice: secondo la tua esperienza, il lagotto bianco è il riccio più fitto di quello roano o marrone? E aspetta, no. Ok, sono tutti uguali, dipende dal... ci sono cani con quello più riccio, cani con quello meno riccio. Il riccio è indipendente, cioè la caratteristica del riccio è indipendente dal colore, cioè il colore è semplicemente un pigmento, non è legato alla morfologia del pelo, cioè nel senso il bulbo pilifero del lagotto è riccio, più o meno riccio, quindi praticamente ci sono delle fasce di cheratina, quindi del pelo, che in qualche maniera assumono questa forma riccio più o meno fitta. Boh, stop. Alcuni cani ce l'hanno più liscio, alcuni meno. Il colore semplicemente è come un foglio bianco, lo puoi storpicciare e lo puoi colorare, cioè nel senso è un pigmento, basta. E sempre, aspetta, chi è che... ok. Un'altra cosa interessante che avevo visto invece rispetto alla... Però posso dire effettivamente una cosa, perché effettivamente poi stavo pensando, quello che ho detto è un dato di fatto, quindi non esiste vera correlazione tra qualità del riccio, quindi più riccio, e colore. C'è da dire che il lagotto bianco, esistono le linee di sangue, cioè, diciamo che il lagotto colorato è un innesto più recente, nel senso che fino a 15 anni fa la maggior parte dei lagotti era bianca. Cioè nel senso 8 lagotti su 10 erano bianchi. Si è iniziato ad inserire il lagotto colorato, nel senso che nascevano i cani colorati. Prima i tartufagli preferivano i cani bianchi, perché ovviamente hanno il vantaggio di poterli scovare più facilmente, no? La sera specialmente. Ora il lagotto colorato, anche perché si possono mettere i collari fluo. Io uso i collari fluo, ad esempio, che rende il mio lagotto visibile nel bosco. L'inserimento di alcune linee di lagotti colorati effettivamente ha un riccio meno importante. Anche io ho lagotti colorati che non hanno un gran riccio, lagotti marroni o anche bianco marroni, ma ripeto, quello è quello che noto ultimamente. Ma sono andato avanti rispetto a quella situazione lì, e ora ho lagotti marroni che hanno un riccio a volte addirittura migliore dei pochi lagotti bianchi che ho. Stavo vedendo con Tabuia lagotto che avevo preso da te, che quando l'ho presa da cucciolissima aveva un leggero frisé, dopo la prima tosatura sta tirando fuori un bel riccio. Sì, vabbè, ma quello è pelo matto, nel senso il pelo da cucciolo si chiama pelo matto, quindi è più o meno la nuggine. Ecco perché io consiglio sempre di tosare in maniera pesante alla prima tosatura, in modo da appunto far partire subito la qualità del pelo vero, quindi il pelo di copertura vero, che è quello che poi è il riccio. Il frisè... sì. Se volete sapere cosa significa tosare in maniera pesante, vi lascio poi in descrizione la prima tosatura che ho fatto a Tabuia, quando c'erano tutte le toilette chiuse. Quello è stato un momento impegnativo. Un momento magico. Sì. Come il primo bagnetto al figlio, uguale. Sì. Il primo bagnetto al figlio. L'ho ritrovato un po' più sporca di come l'avevo, più sporca della partenza, e quindi mia moglie insomma non era contentissima, ma è così. Ora ho imparato, anzi ora si fa la doccia da sola.
E tra l'altro stavo leggendo recentemente un articolo rispetto che va un po' su quello che dicevi tu prima, che non ci avevo mai pensato. In effetti, anch'io quando sono venuto a scegliere il mio lagotto, avevo un po' questa cosa del colore del lagotto, e il lagotto bianco non mi piaceva particolarmente a livello estetico, a parte che invece poi conoscendo altri lagotti ho imparato ad apprezzare anche il colore. Però è proprio vera questa cosa che in effetti, soprattutto dove la cerca notturna è permessa, perché non in tutta Italia è permessa, il lagotto bianco ha un vantaggio non indifferente nel No, bosco no, di no, notevole, no, quello te lo confermo anch'io. Cioè, nel senso, io quando vado con cani bianchi, che poi, vabbè, io ho anche tanti bianco-marroni, ecco, io adoro il bianco-marrone, quindi testa marrone e corpo bianco. Ecco, quando vado con loro è decisamente non è necessario mettere collare. Quando vado con Cacao e con gli altri miei cani, come dire, colorati, mettiamolo così, di colore, utilizzo comunque il collare fluo a fascia larga, perché altrimenti diventa un po' un problemino, no? Magari è notte, buio, senza luna a volte, cioè nel senso, cioè, qui in Piemonte è possibile andare di notte, quindi ecco, per le altre regioni d'Italia no, ma qui è possibile. Ha un vantaggio, però ultimamente non piace, mediamente è poco, come dire, viene apprezzato di più il lagotto scuro, perché probabilmente si nota meno lo sporco, quindi per quella cosa che ti dicevo appunto dell'apparenza e del tenere il cane in appartamento. Ecco, quindi il lagotto bianco c'è paura che si sporchi più facilmente, e il lagotto quando vuole sporcarsi si sa sporcare E effettivamente. Su quello non ci sono dubbi. poi si rischia molto meno che a un occhio inesperto in strada ti fermino dicendo che bel barboncino che No, hai, rischiando la questo no. vita. Tu hai visto i miei due lagotti bianchi, non diresti mai che sono barboncini. Cioè, No, se ho detto all'occhio inesperto di chi ti ferma in strada e poi gli vuoi menare. molto esperto. Allora, Caterina ci chiede. Altra domanda, la prima tosatura pesante da cucciolo a che mese si può fare? Ti ringrazio per le risposte. 5-6 mesi dacci dentro. Nel senso, ecco, non a dicembre, attendi magari i mesi miti. Però ecco, 5 mesi cane zero, tosa da topo, e dopo 15 giorni il cane rinasce. Molto bene, spero di non aver fatto troppi disastri con Tabuia che non ne aveva, aveva quattro. Tipo sempre la tosa dura pesante, ecco, no hashtag tosa dura pesante. Va bene, allora, sono stato a trovarti settimana scorsa e ho visto che un po' sta crescendo. Scusa, non ho sentito. No, pensavo fosse una domanda di qualcuno. No, eri tu. No, sono io. E ho visto che sta crescendo il tuo borgo cane. Ci Intanto proviamo. che abbiamo un'altra domanda. Cos'è questo borgo cane? Allora, Borgo Cane è una nuova, come dire, in realtà sono sempre io, è sempre il mio allevamento, è sempre la mia struttura. In realtà, in qualche maniera, c'è anche una pagina Facebook, Borgo Cane, appunto, per gli amici che volessero in qualche maniera visitarla. È un po' la mia stessa rappresentazione, quindi come hai visto il logo, c'è il mio bel faccione. E in realtà, come tu sai, non allevo soltanto lagotti, ma mi piace in qualche maniera occuparmi in maniera tutto tondo del mondo cinofilo, quindi con tutto quello che è connesso, quindi attività di allevamento di capre, alpaca, cavalli, tutto quello che in qualche maniera possa servire a stimolare gli istinti dei miei cani, in buona sostanza. E casualmente, prima della chiusura Covid, quindi mi pare fosse dicembre, vennero dei ragazzi. E ovviamente qua, come sai, l'impatto normalmente visivo appena si entra nella mia valle è abbastanza importante, no? E dissero: porco cane, quanti cani? Allora di lì venne la scintilla, dico, perché non lo chiamo Borgo Cane? No? Perché è un po' una cittadella fatta su misura del cane. Penso siano poche in realtà così in Italia. Diciamo che il lavoro che c'è dietro, come tu ben sai, è continuo, costante. Però ecco, mi piaceva mettere tutto insieme un po' in un calderone, cosa che non è facile con i siti specifici di razza,
tutto quello che succede durante le mie giornate all'insegna della cinofilia, quindi sia nella Gotto con la cerca del tartufo, sia appunto semplicemente le nascite delle nuove cucciolate, l'alimentazione. Parlo un po' di me, un po' dei miei progetti cinofili, insomma è una realtà che mi piace insomma in qualche maniera far crescere e per in qualche maniera farla diventare punto di riferimento in futuro per la cinofilia regionale e del Nord Italia. Andrea ci chiede se è vero che il Lagotto è riconosciuto come ipoallergenico perché non fa la muta. Ed è vero che è il cane che non puzza di cane? Sulla seconda io ho dei dubbi, però sulla prima possiamo rispondere Dario. No, allora il cane, io invece rispondo alla seconda. Il cane puzza. Il cane puzza quando è bagnato, ma come dire, come puzziamo noi uomo quando non ci laviamo. Quindi nel senso, tutti gli esseri viventi hanno un odore specifico, che può piacere o può non piacere. Ci sono determinati cani che hanno un pelo che da bagnato assume degli odori decisamente più intensi, e quella Gotto non è tra queste, quindi anche se in qualche maniera l'odore da cane è comunque presente, non è giusto nemmeno nasconderlo, ecco, da bagnato. Invece, quando è asciutto, il cane, ecco, non ha particolari odori, e il fatto che sia definito ipoallergenico è assolutamente una certezza, nel senso, noi in qualche maniera nel passato, ma in realtà un recente passato, abbiamo anche, proprio perché siamo sicuri di questo, dato cani a famiglie ovviamente che avevano questo tipo di problema, e l'abbiamo dato anche in qualche maniera in prova, se si può dire così, nel senso che abbiamo detto: guarda, noi non vogliamo esaltare, vogliamo sicuramente non farvi andare a casa con questo dubbio, provate, anche perché poi le allergie sono in qualche maniera sempre molto soggettive. Le persone erano veramente, ovviamente, facilmente, come è comprensibile, io cercavo di fare appunto questo, rallegrate e rassicurate, no? da questo approccio, e io ero veramente contento di, che poi specialmente si tratta di ragazzini, no? Nel senso, viene la famiglia, ma la persona con problema è, diciamo, magari la bambina di turno, l'adolescente, quindi, come dire, devi andarci un po' con i piedi di piombo, no? Quindi, perché insomma c'è la psiche in quel momento di formazione dell'uomo, del carattere, è abbastanza delicata, e quindi in qualche maniera ti posso dire che l'allergia normalmente viene data alle cellule di sfaldamento dalla cheratina che vi è intorno al bulbo bilifero. Quindi durante la muta dei cani, quindi durante la muta, i cani che vivono in appartamento normalmente hanno una muta costante, perché la loro muta non è regolata dalla stagionalità, quindi al freddo e al caldo, dall'avvicendarsi le stagioni, ma è costante perché l'inverno sono al caldo, l'estate sono al caldo, quindi continuano a perdere pelo in appartamento. Il Lagotto, in qualche maniera, non facendo muta, quindi non perdendo il pelo, ha queste cellule di sfaldamento intorno al bulbo bilifero ridotte veramente al lumicino, e per cui proprio questo dà intanto già quello abbatte totalmente la presenza dell'allergene, quindi pelo del cane, quindi cellule di sfaldamento all'interno dell'ambiente. E poi comunque si appare, però quello ancora non è totalmente assodato, però fondamentalmente sarebbe soltanto un plus, non un minus alla teoria, che comunque sia vi sia comunque un'incidenza minore dell'allergenicità, perché comunque queste eventuali cellule che comunque esistono sarebbero meno sfaldabili, e quindi, come dire, sarebbero più intere nella caduta, e quindi proprio nell'ambiente c'è molto meno allergene. Ecco perché il cane è ipoallergenico tecnicamente. Paolo Chiffi ci fa una domanda e dice: la mia lagottina non è normale, ogni 15 minuti si tuffa nello stagno, come mai, soffre il caldo? Normalissima, io ho una cucciola, anzi ho una cagna che ormai ha 2 anni, che praticamente invece è sempre nel secchio dell'acqua, anche d'inverno. È vero che non è normale, ma è lei, e quindi nel senso è scomoda, è sempre bagnata, ma lei sta benissimo. Non è che soffre il caldo, ha piacere di vivere nell'acqua. Quindi andiamo verso la chiusura di questa diretta. E visto che il canale si chiama Truffle for Dummies, chiederei a Dario di darci un consiglio per chi si sta avvicinando al mondo del tartufo e vuole scegliere un lagotto, come approcciarsi e quali sono i primi passi da fare. Domanda in attesa. Allora, sai, comunque dovrei parlare un'altra ora di questo, quindi devo in qualche maniera essere sintetico. In realtà potrei dirti che non so cosa risponderti, nel senso che può essere vero o non vero. Capire veramente quello che si vuole, se in qualche maniera nella propria zona, cioè
si voglia, cioè se si è neofiti e si voglia iniziare appunto principalmente il sabato, se si vuole essere tartufaio della domenica o in qualche maniera patito, perché devi saperlo un po' prima. Se vuoi andare principalmente in estate o se sei anche in qualche maniera pronto a farti le lunghe scarpinate durante l'inverno piovoso e durante i bui autunni piemontesi o lombardi o romagnoli. Diciamo che quello è fondamentale per capire qual è la tempra del cane che tu vuoi comprare o a cui vuoi in qualche maniera accostarti. Appunto, puoi tranquillamente prendere un cucciolo a partire dai 3-4 mesi e iniziare, anche seguendo le indicazioni di Davide sul suo canale, ad addestrarlo da te. Quindi, nel senso, e questo è un grande vantaggio: il vantaggio di in qualche maniera avere da subito questo rapporto e questo legame col cane, e poi iniziare a fare quello di cui appunto voi, tu e il cane avete bisogno. Così come puoi in qualche maniera chiedere all'allevatore di prepararti il cane oppure di avviartelo. Diciamo che dovrebbero essere linee da lavoro, perché da lavoro, nel senso, con genitori, oltre che appunto vari lagotti romagnoli di razza, con le caratteristiche appunto tipiche della razza, il plus sarebbe avere in qualche maniera i genitori o tutta l'ascendenza che lavora sul campo. Questo semplicemente per avere una maggior garanzia che il tuo cucciolo possa essere un buon cane da tartufo. Ma comunque non è detto, perché da ottimi cani da tartufo, anche campioni, escono su, cioè, possono nascere i brocchi, dei cani che non hanno attitudine o che magari dimostrano propensione nel seguire il selvatico. Quindi la realtà dei fatti è che più grande il cane, maggiori sono le garanzie che l'allevatore o chi per lui può darti rispetto a come sarà il cane poi da adulto. Più piccolo il cane, più incerto è il suo futuro, anche se fortunatamente il Lagotto è sempre un'alta percentuale di successo. Poi è importante appunto sapere se l'allevatore in qualche maniera effettua dei test sanitari e genetici sui propri produttori, perché anche lì il Lagotto è un cane sì robusto, sì forte, ma come tutte le forme viventi può essere predisposto a delle patologie ereditarie. Ora, esistono dei test genetici che vengono fatti ai produttori per scongiurare che il cucciolo possa in qualche maniera incappare in una di queste aree, che poi insomma può portare a problemi sia nell'eventuale diagnosi sia nell'eventuale cura e sia per la vita stessa del cane, insomma, ecco, perché puoi morire un tuo cane a 6-7 anni per una patologia che sai che poteva essere in qualche maniera prevenuta, o insomma, non fa mai piacere. Quindi affidatevi a un professionista se potete, se invece non è nelle vostre intenzioni, vorreste in qualche maniera cercare un cucciolo X da una cucciola da X, va benissimo, più grande lo prendete, però meglio è. Quindi non fatevi prendere da acquistare il cucciolo o il più piccolo possibile, perché lì è praticamente veramente come hai la possibilità di poi aprire un vaso di Pandora, e quindi se hai preso il cane per uno scopo puoi trovarti con un cane diverso da quello che tu pensi di aver scelto, ecco. Va bene, Davide Moriciani ci chiede, un po' abbiamo già risposto prima, ciao, vantaggi e svantaggi sulla cerca di un cane Lagotto maschio sterilizzato? Allora, di solito si sterilizza un cane, cioè io so di situazioni in cui il cane maschio marcava tantissimo il terreno e non si concentrava sulla cerca, e che dopo la sterilizzazione anche chimica ha migliorato tantissimo in qualche maniera la sua concentrazione. In linea di massima io sono contrario alla sterilizzazione del maschio per aspetti fisiologici e di caratteri etologici. Il vantaggio appunto in alcuni casi, lì dove hai un maschio estremamente territoriale, ci sono innegabili, il cane si calma e diventa più addestrabile. Io direi che il sterilizzare un maschio sicuramente non è il regalo migliore che noi potremmo fare a un cane, ecco, perché comunque va a perdere parte della sua essenza, no? Quindi nel senso, il cane quello che fa è stare con noi, mangiare, dormire e riprodursi, o meglio potenzialmente poterlo fare. Se gli devi anche quello, diciamo che hai elevato un terzo della possibile in qualche maniera linea di piacere del cane. Quindi però i vantaggi sulla cerca ci sono indubbiamente. Bene, Cristian Bettinelli, ho preso un cucciolo in allevamento con entrambi i genitori cavatori, a quanti mesi potrebbe iniziare a cavare? Sempre lì, scorsone superficiale già 4-5 mesi potrebbe darti delle soddisfazioni. Sul bianco
Allora, tutti direbbero la stagione successiva, quindi non quella che arriva, ma l'altra. Magari hai un fuoriclasse e vivi in una situazione tipo il centro Italia, dove i tartufi bianchi sono abbastanza in superficie e dove magari la concorrenza non è così agguerrita, e magari anche questo autunno potrebbe farti qualcosa. Ma sicuramente se vivi in un posto in cui la concorrenza è agguerrita e in cui il tartufo è in qualche maniera molto in profondità, sarà dura. Quindi diciamo dopo l'anno, sostanzialmente, sul bianco, Corsone magari anche quest'estate può fare qualcosa, fine estate. Cioè, fare. No, poi dipende un po' anche dal cane, da come... Se hai la possibilità di entrare in una tartufaglia artificiale, dove sai che ci sono tanti tartufi, magari quel cane, se ci stai dietro ogni giorno, i tartufi te li cava, se ci sono, ecco. È sempre lì. Cioè, è come dire, ok, nascondo un giardino, nascondo una pallina nell'angolo più recondito del giardino con una pietra sopra che lo copre, oppure verso delle palline così nel giardino. Il cane, se ci sono, te le trova, ma quella distante deve essere un cane bravo e furbo per trovarla, no? Nel senso, quindi sei sempre lì, dipende da tutta la situazione, dalla presenza del tartufo. Lui in particolare dice che è di Torino, quindi sì, zone comunque agguerrite nei dintorni. È dura. Però ecco, io spero di essere smentito dall'amico. Va bene, allora, prima di salutare Dario, ricordiamo che questa è stata la prima diretta che abbiamo fatto su Truffle for Dummies. Domenica prossima, sempre alle 15, ci sarà già il precitato Tartufaglio Gentile. Enrico Strona sarà qui con noi e potrà rispondere alle vostre domande, quindi iniziatevi a segnare l'appuntamento per domenica prossima alle 15. Se non ci sono altre domande, io su questa meravigliosa scena bucolica ringrazierei e saluterei Dario. Ok, direi che ci possiamo vedere alla prossima. Ringrazio io voi, scusate questa diretta un po' movimentata, sto facendo un po' il giro. Davide, ti ringrazio, ci vediamo presto. Saluti agli amici di Truffle for Dummies e alla prossima, allora. Va bene? Sì, Dario sarà ancora con noi sul canale. Se volete perdere i video con Dario, vi iscrivete e attivate le notifiche, così che siete sempre aggiornati. Ciao a tutti e grazie Davide. Per essere stati con noi. Ciao, Davide, ciao. Ciao.